Ciao a tutti, questo è un vestito che avevo ordinato su internet per Capodanno. L'idea che mi era venuta era quella di usarlo come sotto, cioè modificarlo un po'. Il tessuto non mi fa impazzire, è un po' plasticoso, vabbè, come quelli che siamo abituati, insomma, oggi come oggi a trovare anche soprattutto nei siti internet. Però in realtà non mi dispiace più di tanto perché comunque lo voglio usare come base, quindi è un po' come se fosse una fodera, ecco. È un jersey in poliestere elasticizzato, un pochino elasticizzato. Qua c'è già la spallina, quindi la forma è molto bella, mi sta bene perché sono un po' formosa, quindi mi sta bene, poi qua è un po' arricciato, ok. Quindi io volevo però modificarlo perché la manica lunga, a parte che l'ho provato e non mi piace come mi sta perché tira un po' sotto, cioè è come se ci fosse uno scalino perché qua c'è la spallina e poi tac, io ho le spalle piccole, quindi non è proprio il massimo sta manica. E quindi vorrei farlo un po' a maniche corte, insomma, ora vediamo quello che viene fuori, però volevo appunto togliere questa manica innanzitutto e poi mettere del pizzo nero sopra. Quindi ci chiediamo spesso in questi giorni cosa metterci a Capodanno. Spero che questo tutorial vi possa un po' ispirare. Magari, non lo so, avete già un vestito rosso e volete modificarlo un po' e vi do l'idea. Potete prendere anche un vestito estivo perché tanto comunque nei veglioni di Capodanno fa caldo, ecco, e quindi anche per questo io sto facendo un po' maniche corte perché poi si balla, eccetera, quindi magari ecco vi viene l'ispirazione e potete anche riutilizzare dei vestiti che avete già. Per rendere l'abito ancora più elegante, vorrei mixarlo con questo abito in pizzo. È solo pizzo, quindi non c'è nessuna fodera sotto. Quindi volevo usare l'abito rosso come una sorta di, insomma, fodera, diciamo, tenerlo sotto e poi rivestirlo con questo, però fare un po' dei giochi giocare un po' col tessuto e non, ecco, ricoprirlo proprio tutto. Quindi vediamo un po' cosa può uscire fuori. Ecco qua, allora ho tolto le maniche. E poi le ho cucite dentro, ho lasciato 1 cm e l'ho cucito, ho fatto giusto dei punti così a mano. Le ho cucite dentro. E adesso vado ad applicare il sopra di pizzo. Ecco qua, ho posizionato dei pezzi di pizzo, del tessuto di pizzo dell'abito. In questo modo, non volevo coprirlo tutto, volevo dare così un aspetto un po' asimmetrico. Ho messo gli spilli per fissarlo, adesso faccio dei punti a mano. Vado a fare dei punti a mano. Ho messo degli spilli. Mi piace questo gioco di trasparenza tra il pizzo nero e il rosso. E questo è il dietro. Quindi adesso vado a fissarlo con dei punti a mano col filo nero e poi l'abito praticamente è pronto. Ed ecco qua, questo è il risultato. Ho fatto dei punti a mano ed ho cucito il pizzo nero. Quindi l'abito per Capodanno è pronto. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere anche cosa voi pensate di indossare per Capodanno. Spero di essere riuscita magari a darvi qualche spunto, qualche idea e niente. Quindi vi ringrazio sempre per i vostri commenti e iscrivetevi al canale così non perdete gli altri video in arrivo. E anche per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo video. Vi auguro un felice fine anno e divertitevi a Capodanno, mi raccomando, un bacione.